detto ufficialmente pronto per dare il via al Marcel Arabians National Horses Show, che si terrà e si sta tenendo in data 14, 15, 16 giugno. Noi lo ripetiamo per i futuri magari concorrenti o il futuro pubblico che volesse recarsi qui. E innanzitutto partiamo con un grande classico, partiamo con i ringraziamenti. Chi deve essere gratificato per la creazione e la realizzazione di questo Horses Show? Per l'appunto, a partire dal comitato organizzatore, parliamo dell'SD Regno dei Cavalieri, ovviamente con il patrocinio, per il quale ringraziamo caldamente il comune di Roccalumera, ove ci troviamo, se non si fosse capito. Ringraziamo soprattutto il responsabile organizzativo, il signor Santo D'Amore, nonché per la coordinazione dell'evento il signor Salvatore D'Amore e la signora Santina Gugliotta. Per quanto riguarda i giudici, invece, coloro che si occuperanno del giudizio dei magnifici esemplari arabi che avremo nelle due giornate di gara, domani e domenica, si ringrazia dall'Italia la signora Maria Naratone Ferraroni, dall'Italia il signor Marco Pittalunga, ancora una volta un giudice italiano, il terzo signor Maurizio Pavone, chiudiamo con un giudice polacco, addirittura abbiamo, possiamo vantare un giudice estero, Thomas Tarkinski. Come probationer, infine, a seguire il signor Roberto Ceccaroni e ringmaster il signor Alberto Manerba. Per la commissione disciplinare invece la signora Serenella Santoro e il signor Gabriele Gallo. Si ringrazia ovviamente il veterinario, la dottoressa Maria Rizzo, nonché il nostro tecnico addetto alle musiche con cui ho avuto il piacere di collaborare tutto il pomeriggio, il signor Giuseppe Tomarchio. E a seguire per le foto il signor Antonio Caracciolo, il web streaming a cura della 01 TV qui accanto a me, che come sempre ringraziamo, il press, il signor Gianluca Martino. Per informazioni e l'area VIP, ancora una volta vi rimandiamo agli addetti della coordinazione dell'evento. E ovviamente, passati i ringraziamenti, è giusto fare aprire la manifestazione a colui che ha offerto il proprio patrocinio a questo Arabian Show. Per l'appunto, che apra la manifestazione, qui lo invito e gli cederò assolutamente la parola. Vogliamo il sindaco del comune di Roccalumera, il dottor Gaetano Argiroffi. Grazie a lei. Grazie. E allora, per me è sempre, ormai questa manifestazione è diventata una consuetudine, è il sesto anno che Roccalumera ospita una manifestazione di livello, ed è una manifestazione che ce ne sono poche in Italia, della valutazione e delle qualità e il pregio del cavallo arabo. Certamente la Sicilia credo sia il luogo ideale per mostrare la morfologia del cavallo arabo, perché noi abbiamo avuto gli arabi in Sicilia, quindi penso che la regione più indicata è la Sicilia. Comunque sia, credo che sia una manifestazione che ha anche dei risvolti anche dal punto di vista dell'immagine, oltre che naturalmente per coloro i quali sono gli appassionati del settore. Ringrazio chi da 6 anni mi sta accanto e collabora con l'amministrazione affinché questa manifestazione si possa sviluppare. E qui l'organizzatore, colui il quale non mi lascia un attimo di tregua tutto l'anno per organizzare questa manifestazione, che è Santo D'Amore, che ringrazio perché è la spina nel fianco. Lo dico in modo benevolo perché mi piace, anch'io sono un appassionato di cavalli e lui ha colto quello che era il mio debole e quindi non ha fatto altro che portare sulla piazza di Roccalumera questa manifestazione. Naturalmente ringrazio anche coloro i quali saranno i componenti della giuria che domani e dopodomani daranno il loro contributo a che la manifestazione possa svolgersi nel miglior modo possibile e possa premiare veramente le qualità del cavallo arabo. Ringrazio il presidente dell'ANICA che è qui presente, che ho conosciuto questa sera. Sono sigle che io conosco perché per i miei passati anche di appassionato del cavallo. E naturalmente non posso non ringraziare i colleghi sindaci che sono messi a disposizione per dare alcune per aiutarci a organizzare questa manifestazione. Ringrazio lo giudice che è qui presente, ringrazio il sindaco di Pagliara e tutti gli altri amministratori, due
nomi che voglio abbracciare e ringraziare un po' tutti. E come dire, questa è una manifestazione che mi auguro piaccia, che anche se è una manifestazione di nicchia, però che piaccia anche a coloro i quali non sono vicini a questo ambiente, perché come dire, è sempre qualche cosa di nuovo nel settore, nella nostra zona, ecco. Anche se ormai è il sesto anno, però voglio dire, è sempre una manifestazione che difficilmente si trova nel nostro comprensorio. Quindi grazie ad essere qui questa sera, grazie a colui il quale è stata la spina nel fianco che in questo periodo, e speriamo che questa spina continui anche a pungere anche gli anni successivi. Noi ringraziamo caldamente ovviamente il dottor Gaetano Argiroffi per, ancora una volta lo voglio ripetere, il benestare, diciamo, del comune di Roccolumera per la manifestazione, ma nonostante i nostri caldi ringraziamenti non sarà l'unico a parlare questa sera e ad aprire per l'appunto la competizione. Chiamiamo infatti come secondo test, no dai, test suona male, vogliamo qui a coadiuvare, diciamo a supportare le gentilissime nonché veritiere parole del sindaco, non ha fatto altro che rimarcare una verità storica della nostra isola con la presenza degli arabi nella regione. Invitiamo qui il dottor Pittalunga in qualità di presidente nazionale della ANICA. Grazie a lui va la parola, un applauso gentilmente a voi. Grazie e buonasera a tutti quanti. Ovviamente un ringraziamento subito al sindaco per la capacità politica ma anche la sensibilità in generale umana che sente nel sostenere, nel prendere per mano questa famiglia meravigliosa che si sta tanto impegnando per questa nostra razza, e gli dà quella forza, quella garanzia di poter andare avanti con un progetto con tanta tanta passione, la stessa passione che sono sicuro lei mette nel suo impegno. Io sono rimasto assolutamente folgorato, sono rimasto abbracciato dalla passione di questa famiglia. Sono un giorno che sono qui, la Sicilia la conosco per tante altre occasioni anche ippiche di equitazione, a Roccolumera è la prima volta che vengo e ovviamente una ventata proprio di calore mi ha avvolto completamente. Questi signori sono appassionati, appassionati profondi, appassionati della razza, appassionati del calore che questa gente ci mette. Oggi a rappresentare l'Associazione Nazionale Italiana del Cavallo Arabo non siamo né io presidente di questa associazione, né l'ex presidente Santoro che mi ha appena lasciato il testimone, che ringrazio anche per questo motivo, ma è questa famiglia per prima e tutti gli appassionati che oggi hanno portato qui i cavalli arabi, cavalli che hanno una storia di 3700 e rotti anni e che loro insieme a tutti quelli che sono appassionati continuano a dare, a cui continuano a dare speranza di futuro, speranza di sviluppo, speranza di tramandare alle future generazioni questa incredibile e favolosa razza di cavalli. Quindi l'ANICA oggi è rappresentata non da me o dal dottor Santoro, è rappresentata da tutti coloro che sono qui in questo momento, per primi la famiglia d'amore. Grazie. E ovviamente in qualità di giudice farò del mio meglio per fare in modo che tutto avvenga nel miglior modo possibile. Sono una persona che cerca di fare il meglio, se dovessi sbagliare mi guarderò un attimino negli occhi il signor D'Amore e avrò capito immediatamente che cosa avrò combinato. Grazie ancora a tutti quanti e vi auguro veramente due giorni pieni e contenti di felicità, di grande interesse. E noi vogliamo ancora una volta ringraziare il dottor Pittalunga per averci per l'appunto deliziato con parole tanto umili da parte di un uomo tanto importante, veramente ricordandoci che
In questo caso, dove c'è lo sport, il potere, anche se sommario, non è effettivamente tutto quello che conta. Ancora una volta ringraziamo, come ha detto lui, siamo noi, anzi siete voi a fare di questo sport ciò che è questo sport, o anche esibizione ciò che è questa razza adesso in questa regione. Ma proseguiamo per l'appunto con l'incipit di questa mostra, con il terzo concorrente, no dai, non è un concorrente, con il terzo esperto che vogliamo sentire qui con noi. Abbiamo sentito due grandi uomini di politica, vogliamo sentire un uomo di scienza dall'Università di Messina, dalla Facoltà di Medicina Veterinaria, anzi due uomini, facciamo questa volta le cose in doppio, si ringraziano e li vogliamo qui, il professor Giuseppe Catone e il professor Gabriele Marino. Un applauso, grazie. Voi. Buonasera a tutti, è veramente una serata molto particolare perché per la prima volta la Facoltà di Medicina Veterinaria ha patrocinato questa straordinaria manifestazione, grazie anche all'amico che ho conosciuto da pochissimo, il signor D'Amore e famiglia, persone veramente straordinarie come tutti quanti, così come l'autorità, e io ho il piacere di rappresentare assieme con il collega Marino la facoltà che dopo tanti anni riesce ad avere un ruolo direi abbastanza importante, trainante per sostenere quello che è l'allevamento del cavallo e soprattutto, visto che ci occupiamo di riproduzione animale, quelli che sono gli aspetti riproduttivi. Quindi è veramente un momento straordinario e a tal proposito è giusto portare i saluti del magnifico rettore, professor Salvatore Cruzzocrea, anche lui appassionatissimo di cavalli, e anche di tutti i colleghi perché per diversi motivi non hanno avuto la possibilità di essere presenti. Quindi sono veramente onoratissimo di essere qui e ringrazio ancora una volta la famiglia D'Amore, così come il sindaco e tutti quelli che hanno avuto un ruolo importante a portare avanti questa bellissima manifestazione. Grazie. D'Amore, grazie. Grazie sindaco, grazie per la famiglia D'Amore. Non voglio essere, diciamo, ripetitivo, semplicemente vorrei spendere due parole per i nostri ragazzi che studiano medicina veterinaria e produzione animali. Saranno in questi giorni almeno una trentina, li riconoscerete perché hanno una casacca colorata, il nostro green, saranno qui per svagarsi, ma saranno qui per studiare, vogliono conoscere e studiare questa razza che, mi permetto di dire, è una delle più eleganti e più affascinanti razze del mondo equino. Quindi grazie ancora e buon lavoro a tutti quanti. Grazie, molto gentili. Concludiamo infine questo incipit, questo ingresso nella manifestazione con un quarto e ultimo intervento. Chiamiamo qui infatti a conclusione di questo inizio l'onorevole lo giudice sindaco di Santa Teresa di Riva. Grazie. Grazie, sarò brevissimo, solo per fare i complimenti per questa manifestazione. Ovviamente la famiglia D'Amore ormai da 6 anni con grandi sacrifici, con grande impegno, non solo economico ma anche organizzativo, porta avanti questa bella manifestazione e credo che sia un orgoglio per Roccalumera e quindi qua c'è il sindaco con tutta l'amministrazione che ovviamente vi supporta e da quello che diceva anche il sindaco vi sopporta, ma fate bene, noi siamo come dire rodati per sopportare chi vuole fare qualcosa per le nostre comunità, ad avercene persone come il D'Amore, non a Roccalumera ma a Roccalumera, a Furci, a Santa Teresa, ovunque, perché quando qualcuno si propone si mette in gioco, rischia e quindi è sempre particolare. È una manifestazione bella ma soprattutto unica nel suo genere, unica perché non credo che in Sicilia ce ne siano tante, per cui dobbiamo cercare di fare in modo di tenercela stretta,
capisco che non è facile. L'impegno che posso prendere, e mi sento di prenderlo qui davanti a tutti, è il prossimo anno di chiedere al Presidente dell'Assemblea di sostenere anche economicamente, non con cifre dell'altro mondo, perché purtroppo la Presidenza dell'Assemblea ha delle piccole disponibilità per delle manifestazioni che può mettere a disposizione. Mi farò carico e spero di riuscirci di potervi dare anche come Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana un contributo che possa essere diciamo utile a portare avanti questa bellissima manifestazione che, ripeto, merita di essere sostenuta e portata avanti. Complimenti alla famiglia d'amore, complimenti ovviamente all'amministrazione, e cerchiamo di andare avanti per il nostro territorio, per le nostre comunità che hanno bisogno di cose diverse nel loro genere, e sicuramente questa è una tipicità che merita di essere valorizzata e sostenuta. Grazie e buona serata. Grazie a lei ancora una volta, onorevole Lo Giudice, e abbiamo così ufficialmente terminato per l'appunto con tutti gli interventi iniziali di questa manifestazione. Io vorrei spendere solamente una parola, un appuntino, non ho voluto interrompere, sarò sincero, dopo 5 anni di questo mestiere seguito diciamo dalla parte occidentale, dal capoluogo, io stesso mi complimento con tutta la comunità che è qui presente questa sera, giacché nello stesso capoluogo non è presente, pertanto è assolutamente un vanto per voi, per Rocca Lumera, per il sindaco, per tutti i limitrofi politici, Università di Messina, avere qui una manifestazione di carattere nazionale, addirittura, poi il fatto che non ci sia un altro discorso, ma una manifestazione di carattere nazionale che abbia eco effettivamente in tutta la regione, già che noi, lo ripeto, non l'abbiamo, pertanto io mi posso permettere, a titolo diciamo di tutti gli appassionati di sport, ripeto, su 5 anni lo faccio, oramai lo posso dire, nel capoluogo, mi complimento con voi signore e signori per la magnifica realtà che io stesso ho scoperto venendo qui dal capoluogo, e veramente complimenti questa volta, chapeau a tutti voi.